Maria Rita Russo, la maestra volitiva e determinata che fu uccisa nel 2009 dal marito Salvatore Capone, una delle vittime del femminicidio. Abbiamo incontrato la sorella Cetti Russo che la ricorda. La storia di mia sorella è la storia di una donna che crede di poter cambiare l'uomo che ha sposato e che in realtà però non è così, perché anche il matrimonio, la nascita dei figli invece non cambieranno, non migliorerà il loro rapporto. Aveva conosciuto molto giovane il marito. Sì, mia sorella era ancora un'adolescente, aveva 15 anni quando ha conosciuto quest'uomo che era un poco più grande di lei, aveva 20 anni ed era già sergente dell'aeronautica militare. Allora è stata una storia, come dicevo prima, lunga perché è durata 17 anni, è stata anche una storia tormentata. Loro erano infatti in procinto di separazione, forse è stato proprio questo, il fatto che mia sorella fosse determinata a chiudere una storia che non rispecchiava poi in realtà quello che era il suo ideale di amore e di famiglia. E credo che questa sua determinazione non sia stata accettata. La tragica storia di Maria Rita Russo è stata raccontata dalla trasmissione Amore Criminale, di cui è ideatrice, autrice, regista Matilde De Rico, che ha raccolto in un libro le vicende che più l'hanno colpita. Il titolo della nostra trasmissione è chiaramente provocatorio, è uno slogan, ma è chiaro che è un ossimoro, no? Perché l'amore non può essere violento, non può essere criminale. Sicuramente le donne restano con gli uomini violenti per paura, non perché sono innamorate, mai. Possiamo parlare di casi di dipendenza affettiva? Sono sempre tutti casi di dipendenza affettiva patologica. Contro la violenza di genere anche lo Short Film Premio per la migliore sceneggiatura, che presto diverrà un lungometraggio. È una storia d'amore che nasce in un luogo di lavoro, come oggi purtroppo capita spesso, purtroppo, ahimè, cioè, capita spesso che nell'ambiente di lavoro ci si innamora perché a casa si parla sempre di meno, perché i rapporti tra le coppie non sono esattamente come di una volta dei nostri genitori, quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va. E da questo poi appunto nasce questo malessere che poi porta a un epilogo drammatico che è quello del femminicidio. Sì, è un bel ruolo, sono protagonisti insieme a Mario Pinato, Stelle Gitte e Franza Cantalupo. È un personaggio anche qui, però qua è buono, ecco, lui è buono, poi sfocia la rabbia in un atto, diciamo, un po' pesante. Però come personaggio è stato sempre una persona ligia al dovere, amava la famiglia, i bambini. Qua si vedono molte sfaccettature di un uomo, della follia però che è un crescendo.